Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto. Io sono Rocco. In questo video andremo a vedere una Toyota Auris 1.8 Hybrid, una vettura chiaramente benzina da 100 cavalli. Questa vettura ha percorso 30.000 km, è del 2017 ed è un Euro 6B. Adesso daremo un'occhiata alla parte esterna per poi passare agli interni. Partiamo come sempre dal frontale, dove troviamo i gruppi ottici alogeni con le luci diurne a LED e i fendinebbia, un bellissimo colore bianco brillante, cerchi in lega del 17, una vettura unico proprietario, arriva dal leasing, quindi anche lì esposta nell'eventualità chi ha la possibilità può scaricare parte dell'IVA o se no chi ha la 104 andare a fare uno scorporo del 18%. È una macchina ben accessoriata, sul posteriore troviamo anche la retrocamera. Linea molto bella. I vetri posteriori sono oscurati. Il carrozzeria in ordine, vettura che è stata igienizzata. Finiamo questa panoramica per poi andare a vedere gli interni. Partiamo dal lato guida, dove troviamo i vetri elettrici anteriori e posteriori, con il blocco e lo sblocco delle portiere e dei finestrini sul posteriore. Regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, front assist. Ha anche la line assist, quindi mantenimento della corsia, comandi al volante sono attivi con il Bluetooth e il comando vocale, cruise control con limitatore di velocità, anche sensore per accensione automatica delle luci, la radio completamente touchscreen, quindi tutta digitale, climatizzatore automatico, chiaramente il cambio è automatico a presa diretta. Qui ci sono le modalità di guida sulla parte centrale dove si può impostare anche la parte in elettrico, bracciolo centrale, ingresso USB e ingresso AUX. È una macchina veramente completa quasi di tutto, ha anche il Safety Sense Toyota attivo, che aiuta molto sia per quanto riguarda sulla frenata di emergenza, la lettura della segnaletica stradale e quindi è molto utile. Vi faccio vedere anche il bagagliaio. Gli sedili posteriori sono frazionati 60-40. Questo è lo sportello posteriore destro. Diamo ancora un'occhiata anche sui sedili posteriori. Chiaramente omologata con 5 posti e c'è bracciolo centrale anche sui sedili posteriori. Qui adesso vediamo invece lo sportello anteriore destro. Per concludere andiamo a vedere di nuovo la plancia e il tunnel centrale. In conclusione del video, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete le informazioni complete del veicolo con numero di targa e numero di telaio, le foto del service, i nostri recapiti telefonici, gli indirizzi email per scriverci. Per qualsiasi informazione contattateci e come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a seguirci sulle nostre pagine Instagram, YouTube e anche sui nostri siti. E ci vediamo alla prossima presentazione.